In questo momento Maurizio Sarri è il più forte allenatore del mondo. Nario Cardini è il direttore sportivo che aveva lanciato ai tempi della Sansovino l'incredibile cavalcata di Maurizio Sarri verso la Serie A e dagli studi di Arezzo TV non ha usato mezzi termini nel definire l'allenatore il numero uno in assoluto. Mi aveva sorpreso perché diciamo la lacuna di Maurizio può essere quella che è un istintivo, ha delle reazioni così istintive dettate più dal dover dire qualcosa che meditate serenamente. Essendo una persona molto intelligente, questa lacuna sicuramente l'ha nel tempo migliorata e l'ha portata a buoni livelli. Poi la scivolata di 2 settimane fa mi aveva fatto dubitare molto. Credo che manchi questo salto finale, che forse lo sta facendo o forse addirittura l'ha già fatto con questo episodio di Mancini. Se lui elimina dal suo repertorio queste uscite così intempestive, molto spesso viene anche allontanato dai campi, perché io lo conosco bene, la prima reazione che ha è spesso diciamo abbastanza pesante, nel senso che potrebbe farne a meno. Ecco, se elimina, come credo, non ho dubbi che lo farà, secondo me è il più forte allenatore al mondo. Al mondo, dico. Sì, assolutamente sì. Che è più forte in Italia, io lo dico, ne sei testimone, sì. Dal 2000, quindi insomma. Secondo me è il più bravo al mondo, perché le squadre che ha avuto in mano lui, tutte, quando è partito dall'inizio, ha tirato fuori dei campionati splendidi, inimmaginabili, migliorando giocatori che sembravano persi. Io ricordo che Gulam l'anno scorso a Napoli aveva fatto 4-5 presenze e tutte negative. Jorginho era un giocatore che io mi chiedevo come fosse arrivato in Serie A e via discorrendo, fino ad arrivare all'iceberg che è Higuain, che ha fatto capire a Higuain che, essendo un tantino indolente, si precludeva una carriera spaventosamente positiva come lo è ora e come lo sarà magari in futuro. È riuscito a far capire a Higuain che l'impegno, l'umiltà, la dedizione alla causa, l'allenarsi a 2000 ti portano a migliorare enormemente. E questo è un aspetto anche visivo abbastanza eloquente. Io non ho ricordanza dei campionati italiani, che è particolarmente difficile per le punte fare 21 gol in 21 partite. Quindi sono numeri, dati che lasciano capire quanto sia bravo nel lavorare in campo ma anche nella testa dei giocatori.